Buongiorno a tutti, sono Enrico Lanati, oggi è il 23 di aprile e come di consueto trasmetto la videoanalisi di investire.biz, l'unico portale che vi consente di poter condividere le vostre idee con altri trader, magari appunto avere idee concordi o discordi, come ad esempio Giovanni ci fa vedere che lui è long di euro-dollaro in questo momento. Noi in questo momento non siamo d'accordo, ma solamente il futuro ci darà modo di vedere chi avrà ragione. Per esempio Matteo dice: io invece su euro-dollaro vado short. Articoli anche molto interessanti ci sono, come quello di chi ha speso franchi svizzeri. Questo articolo di Stefano è veramente molto interessante, vi esorto ad andare a vederlo, come quello di Giovanni che dice: chiudo, ringrazio e porto a casa. Bene, andiamo a vedere se Giovanni ha fatto bene. Prima cosa, questa era l'operazione della quale abbiamo parlato, quindi diciamo l'operazione aperta ieri sullo spread tra Italia e Spagna. Bene, sostanzialmente se Giovanni avesse aspettato un attimo a chiudere la posizione, avrebbe riportato un risultato maggiore, perché comunque oggi la Spagna è l'unico mercato che versa in territorio positivo, mentre invece tutti gli altri mercati dell'equity sono in territorio negativo, come lo potete vedere. Quindi questa è una situazione tendenzialmente anomala, non ci tocca fare altro che chiudere appunto con un giorno di ritardo l'operazione che Giovanni ha chiuso nella giornata di ieri, insomma facendo un risultato migliore. Quindi non sempre dobbiamo avere, quello che impariamo da questa cosa è poteva andarci bene, poteva andarci male, però c'era ancora un minimo di distanza tra i due, diciamo, tra i due indici, e quindi forse valeva la pena di attendere qualcosina in più. Dobbiamo imparare a non chiudere le posizioni troppo presto, e queste cose le vedremo sicuramente durante il trading live, che vi ricordo sarà domani alle ore 9:30. Quindi chi volesse iscriversi e vedere l'operatività, che tra l'altro che è quella che facciamo noi quotidianamente, si può iscrivere al trading live, che è l'evento di domani alle ore 9:30. Faremo trading per 2 ore insieme in tempo reale. Ma veniamo, basta cliccare qua su iscriviti. Veniamo un attimo all'operatività e ai dati macro. Dal punto di vista dei dati macroeconomici, oggi ci saranno in mattinata dei dati con riferimento alla sterlina, quindi dati sulla sterlina inglese, nello specifico le vendite al dettaglio. E poi invece per quanto riguarda dati americani, alle 14:30 avremo il dato settimanale sui jobless claims, i sussidi di disoccupazione. Dovremo vedere se sarà un dato migliore o peggiore rispetto alle aspettative. E alla fine un altro dato molto importante, alle ore 16, il dato sulle new home sales, cioè la vendita di nuove costruzioni, di nuove abitazioni. Questo è un dato che potrà impattare in maniera significativa sul cross euro-dollaro, che come vediamo questa mattina sta iniziando, ha ricominciato, a prendere il grafico, a scendere e fino a sotto il livello di 1,07. Andiamo a prendere il grafico giornaliero e ci rendiamo conto di come pian pianino, dai livelli ai quali noi ci siamo messi short, tra l'altro guardate che bel livello che abbiamo preso per metterci short, i prezzi stanno ricominciando piano piano a scendere. Insomma, il punto di arrivo naturale di questa figura è questo che segno con l'evidenziatore in giallo. Qualora dovesse essere rotto questo livello, allora potrebbero arrivare i prezzi molto più in basso, fino al livello di 1, quindi il livello di parità tra euro e dollaro. Andiamo a vedere altre cose sempre molto importanti. Ovviamente poi approfondiremo tutte queste tematiche durante il trading live, dove abbiamo appunto 2 ore per poter diciamo sviscerare tutte queste cose. Vi segnalo due cross che vedremo domani, che sono sterlina dollaro, sul quale abbiamo una posizione in hedging al rialzo, appunto per coprire l'esposizione sul dollaro. Vedremo domani che cosa fare, e soprattutto USD contro CAD, quindi dollaro contro dollaro canadese, dove siamo leggermente in sofferenza. Qui la posizione è una posizione short che è fatta per tutelare quelli che sono i nostri short di euro dollaro, quindi siamo andati a vendere dollaro su questa posizione. Domani vedremo appunto come gestire queste posizioni. Da ultimo, e poi non mi voglio dilungare troppo, dobbiamo dare uno sguardo all'oro, che
che purtroppo noi non siamo in posizione, ma è arrivato al livello di 1186, quindi ha rotto il livello di supporto di 1200 e ha incominciato a scendere. Insomma, in questa fase siamo attendisti, purtroppo non siamo stati in grado di prendere questo trade. Speriamo che qualche altro utente che ci ha seguito, insomma, e appunto sa che eravamo shortisti sul gold, lo abbia fatto. Con questo io vi saluto, vi ringrazio e vi do appuntamento ancora una volta, ve lo ricordo, al webinar di domani alle 9:30, il Trading Live. Buona giornata e buon trading a tutti.